Oggi impareremo il preterito perfetto alla perfezione. Non è niente di che questa battuta. Hola chicos, ciao ragazzi, sono Alba di Agnes, impara e vivi lo spagnolo e in questo video vi parlerò dei 5 problemi del preterito perfetto. Il preterito perfetto è il passato più facile secondo me, non è complicatissimo imparare le regole. E poi i verbi irregolari non sono tanti come in altri tempi verbali. Però ci sono sempre questi 5 problemi che ci fanno andare in confusione ogni volta che dobbiamo usarlo. Questo tempo verbale lo usiamo tantissimo noi spagnoli nella nostra giornata. Infatti se mi segui su Instagram, che se non è così devi andare subito a prendere il telefono e cercarmi, vedrai che quasi tutti i giorni usiamo il preterito perfetto. Non era una battuta questa, eh? Ti aspetto su Instagram che sono sicura che ogni giorno imparerai una cosa nuova. Andiamo quindi con i 5 problemi del preterito perfetto. Nell'Accademia Agnes troverai una lezione specifica del preterito perfetto con tutta l'ispirazione, con tutte le regole grammaticali, il PDF, il bigliettino Agnes con la teoria che puoi scaricarti e degli esercizi autocorrigibili per allenarti. Però in questo video vedremo questi 5 problemi, quello che ci fa andare in confusione sempre con il preterito perfetto. Vamos! Il primo problema è che spesso confondiamo l'uso del preterito perfetto e il preterito indefinito e li usiamo in momenti che non ci stanno. Ti do qualche esempio di un verbo in preterito perfetto e preterito indefinito. Per esempio, jugar in preterito perfetto sarebbe yo he jugado. In preterito indefinito, yo jugué. Cantar in preterito perfetto sarebbe Juan ha cantado. In preterito indefinito, Juan cantó. O, per esempio, hacer en pretérito perfecto, vosotros habéis hecho. E in pretérito indefinido, vosotros hicisteis. Allora, qual è la regola? Quando dobbiamo usare il pretérito perfetto e il pretérito indefinido? È molto facile. Il pretérito perfetto è un passato aperto. Può essere che l'azione sia già finita, però il momento, quando è successa l'azione, è ancora aperto. Vi metto qualche esempio. Esta semana he ido al supermercado. Forse l'azione è già finita, adesso non sono più nel supermercato, sono qua a casa mia che vi sto raccontando tutto questo. Però il momento è ancora aperto, esta semana. Vediamo un altro esempio. Hoy he comido croquetas. Ho già finito di mangiare le croquetas. Però quando l'ho fatto, cioè oggi, è ancora aperto. Il momento nel quale è successa l'azione è lo stesso del momento nel quale sto parlando, cioè oggi, hoy. Un altro esempio che è un po' più difficile da identificare sarebbe per esempio questo. He ido a Londres 3 veces. In questo caso non specifichiamo quando, non sappiamo quando siamo andati a Londra, però si intende che nella nostra vita, quindi la nostra vita, grazie a Dio, è ancora aperta. E quindi dobbiamo usare il preterito perfetto. Succede lo stesso con nunca, mai. Nunca he ido a Africa. Non sono mai andata in Africa. È un'azione aperta, quindi usiamo il preterito perfetto. E quindi quando dobbiamo usare il preterito indefinito? Il preterito indefinito è un passato chiuso, cioè l'azione è finita e il momento pure. Per esempio, el año pasado terminé la universidad. El año pasado, l'anno scorso, è già chiuso, è già finito. È un anno diverso di adesso che stiamo parlando. E quindi dobbiamo usare il preterito indefinito. Ma non dobbiamo andare così lontano. Ayer, ieri, è un momento già finito. È diverso, un giorno diverso di adesso che sto parlando. E quindi dobbiamo usare anche il preterito indefinito. Per esempio, ayer cociné para toda mi familia. Ayer, finito. Quindi preterito indefinito. Il problema numero 2, pensare che si coniuga come in italiano, con il verbo essere o il verbo avere. È molto più facile. In spagnolo il pretérito perfetto si coniuga soltanto con il verbo aver, quindi non dobbiamo pensare ad altro, semplicemente è il verbo aver più il participio. Il problema è quando stiamo parlando che la nostra mente italiana ci mette per forza quel essere lì che non ci sta. Ricorda che sempre, sempre, sempre dobbiamo usare il verbo aver. Quindi io ho mangiato, yo he comido. Io sono andato, yo he ido. Il problema numero 3 è relazionato con il problema numero 2. Siccome non abbiamo il verbo ser in preterito perfetto, usiamo sempre il verbo aver, il participio deve sempre finire in o, non cambia mai, indipendentemente se è una femmina o se siamo in tanti, se è un plurale. Non si mette mai in femminile né in plurale, finisce sempre, sempre, sempre in o.
Quindi Juan ha venido, ma Ana ha venido pure. Yo me he sentido bien e mis padres se han sentido bien. Adesso vedrai qui una frase in italiano e voglio che tu la traduca in spagnolo. Ferma il video un attimo e scrivi nei commenti la frase in spagnolo, poi dopo vedrai la soluzione. L'hai già scritto nei commenti? Perfetto. La traduzione è... Fammi sapere se l'hai fatto giusto. Il quarto problema è il problema universale, il problema che troviamo in tutti i tempi verbali spagnoli, i verbi irregolari. Ma niente, tranquillo, perché nel preterito perfetto questo problema è una cosa... Perché? Perché i verbi irregolari del preterito perfetto li troviamo soltanto nel participio. E ti dirò di più, in tanti sono molto simili all'italiano. Vediamoli insieme. Abrir è molto simile all'italiano. Abierto, è abierto la puerta. Escribir, è scritto, sì, scritto così con la E all'inizio, ovviamente. Io sono spagnola. Questo weekend sono andata in un spa bellissimo, di questi spa nuovi in mezzo alla montagna, proprio bello. No, scusi, lo scopo di questo meeting è un altro molto diverso. Freir, che sarebbe friggere, fritto. Ver, visto, esattamente uguale. Romper, romper in italiano è roto, con una sola T. Morir, muerto, sappiamo che in spagnolo ci piace molto questa UE. Porta, puerta, aeroporto, aeropuerto. Passaporto, ti ho beccato, passaporte, in questo caso no. Ok, continuiamo. Devo dirvi che non tutti i participi sono come in italiano. Per esempio, il participio del verbo decir, che vuol dire dire, in spagnolo è dicho. Quello di hacer, fare, sarebbe hecho. E per esempio quello di poner, mettere è puesto. Ma la bella notizia è che sapendo questi irregolari saprai già i participi di altri verbi un pochino meno comuni, come per esempio posponer. Poner, puesto. Posponer, pospuesto. Decir, dicho. Predecir, predicho. Hacer, hecho. Deshacer, deshecho. E il quinto e ultimo problema è che il verbo aver e il participio vanno sempre della mano, sono sempre insieme. È strano vedere una parola tra il verbo aver e il participio in spagnolo. In italiano è molto comune dire, per esempio, ho sempre studiato. Sempre tra ho e studiato. Questo in spagnolo è molto strano. Di solito mettiamo il siempre davanti o dietro il verbo completo. Siempre he estudiado o he studiato sempre. Ed ecco i 5 problemi del preterito perfetto. Come ti dicevo all'inizio del video, nell'Accademia Agnes troverai una lezione specifica del preterito perfetto con tutto quello che devi sapere e con degli esercizi per praticare, che è molto molto importante mettere in pratica quello che si sta imparando, se no va via. Le iscrizioni dell'Accademia Agnes sono aperte solo pochi giorni all'anno. Non so se adesso che stai guardando il video sono aperte o meno. Comunque puoi andare sul link che ti lascio qua sotto per vedere se sono aperte. E nel caso siano chiuse puoi trovare in basso alla pagina un form per metterti in lista di attesa e ti farò sapere appena riapriremo le iscrizioni. Fammi sapere se ti è piaciuto il video e vota per più video di grammatica mettendo un like. Nos vemos en el próximo video. Ciao, adios!